È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Amici appassionati della Serie A Team, buon pomeriggio da Federico Sale, benvenuti a Genoa Spal, 30ª giornata di campionato. Si alza il sipario sull'ultima parte della stagione, quella della rincorsa alla salvezza per Genoa e Spal. Vincere da oggi in avanti conta tantissimo perché i punti sono sempre meno e l'ansia dello sprofondare in classifica potrebbe essere letale per tutte le squadre in gioco. Il Genoa ha sicuramente un margine più agevole fatto dai 6 punti di vantaggio sul terz'ultimo posto. Fischietto in bocca, si comincia, è partita Genoa Spal, il gong d'inizio con il primo pallone giocato dal Genoa. Pressione alta, qui rischia e c'è calcio di rigore per il Genoa, follia della Spal con Meretta. Adesso andremo a rivedere. Col sinistro Meret va a dirgli di no e rimette in piedi non solo la propria partita ma la Spal dopo il disastro iniziale. Felipe che ha campo per provare a spingere, se lo prende tutto, arriva sul secondo palo il cross per Antenucci. Perin riesce a tenerla in campo. Parte Iemark sul secondo palo proprio per la Padula. Sorvola la traversa, il colpo di testa, palla alta di pochissimo. Fermarsi lì. Pallone però rimpallato, arriva dalle parti di Antenucci che va a calciare. Perin, il primo vero intervento della partita, sempre su Antenucci. Altro disastro di Felipe per la Padula, la Padula! E si è mangiato anche questo con il salvataggio sulla linea di Vicari. Ma che errore colossale di Felipe. VAR, calcio di rigore. E intanto arriva il cartellino rosso per Vicari con il sinistro. Va a calciare e questa volta non sbaglia. Il vantaggio del Genoa è il terzo gol in questo campionato di Gianluca Lapadula. Sinistro secco sotto la traversa. È 1-0 Genoa e la Spal è in 10. Giacomelli che dà il via al secondo tempo. Schiattarella chiude molto bene il triangolo a 3 verso Grassi che prova ad arrivare al tiro, lo fa partire, facile per Perin. Ovviamente arriva Lazzari puntuale, il pallone per lui, Lazzari, Lazzari in area, Lazzari! Il palo e il pareggio della Spal con Lazzari! Un'azione pazzesca di ripartenza ed è sempre lui quando c'è da ripartire, non manca mai. 1-1, ha pareggiato la Spal. Trovando Everton Lewis che passa in qualche modo, non si sa bene come, su Laxalte, apre per Lazzari, puntuale come sempre, arriva adesso il cross di testa Antenucci, Perin a bloccarla. Si passa centralmente dove c'è Medeiros che può andare a calciare, sinistro a giro del 45, subito un primo assaggio delle proprie qualità tecniche, palla che esce davvero di poco. Ma non c'è più tempo, arriva adesso il gong finale di Giacomelli, è 1-1 tra Genoa e Spal.